diciamo che lei nella sua casa ha una persona che utilizza prima un anno, due o tre, c'è un affitto per avere l'attività da acquistare. Si parla di immobiliare, non ha mai sentito parlare dell'affitto per fare un proprio. Il rent to buy è un procedimento particolarmente conveniente per l'acquisto di un bene immobile che computa l'iniziale canone di locazione al futuro prezzo d'acquisto. Esistono nel nostro ordinamento due tipi di rent to buy. Il primo, che chiameremo rent to buy ordinario, che è regolato dal codice civile. Il secondo, il rent to buy con riscatto, è regolato invece dalla legge. Il rent buy ordinario consiste in due tipi di contratto collegati tra loro, il contratto di locazione e il contratto preliminare di compravendita. Entrambi i contratti dovranno essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate e il contratto preliminare di compravendita dovrà essere redatto per atto pubblico di fronte al notaio. Il rent to buy originale è un impegno all'acquisto da parte del conduttore e pertanto può essere prevista una caparra iniziale. Il rent to buy con riscatto previsto dalla legge è invece un contratto unitario a due fasi. La prima fase è la locazione, la seconda fase invece è la fase di compravendita. Nel rent to buy con riscatto è previsto un semplice diritto di acquistare da parte del compratore e pertanto non è possibile esigere alcuna caparra da parte del venditore. L'atto deve essere redatto davanti al notaio con atto pubblico e trascritto nei registri immobiliari. Nella tabella in sovraimpressione si può vedere in che cosa consistono i due procedimenti e le loro differenze. Come avete potuto vedere, nel primo esempio c'è un prezzo d'acquisto, una caparra e un canone fissato per la locazione. Questo canone prevede una parte come affitto e una parte salvata come acconto. Nel secondo esempio manca la caparra, che potrà essere spalmata nell'accantonamento salvato come acconto. Ma che cosa succede se una delle due parti è inadempiente? Laddove si parla di rent to buy originario, qualora il conduttore non paghi i canoni di locazione, il locatore non avrà altra scelta che adire il procedimento per convalida di sfratto. Nel caso in cui l'inadempienza riguardi l'acquisto del bene immobile, la parte adempiente potrà trattenere la caparra se si tratta del venditore, esigere il doppio della caparra se si tratta del compratore. In alternativa potrà essere sempre richiesta al giudice una sentenza che abbia la stessa efficacia del contratto, salvo il risarcimento del danno. Nel rent to buy con riscatto, invece, essendo stipulato per atto pubblico, l'inadempimento non dovrà essere accertato dal giudice. In caso di adempimento, quindi, il contratto si ritiene risolto. E quali possono essere le conseguenze? Se la parte inadempiente è il venditore, questo dovrà restituire la parte del canone imputata come acconto maggiorata degli interessi. Se la parte inadempiente è il compratore, invece, questo dovrà restituire immediatamente l'immobile ed il venditore trattiene i canoni ricevuti. In conclusione, quali possono essere i vantaggi del rent to buy? Per il compratore, entrare nell'immediato godimento del bene e rimandare i costi del rogito. Per il venditore, mettere a reddito il bene ed ottenere un canone di locazione maggiore rispetto a quello ordinario. Si consiglia di farsi assistere da un professionista in tutte le fasi del procedimento di rent to buy.